Il riff principale di questa composizione e anche quello che apre il tema di Ligabue è davvero incredibile. Siamo nel 1977, Profondo Rosso è stato composto un paio di anni prima, nel 1975, e l'atmosfera creata in questo brano lo ricorda molto. Una linea ripetitiva di pianoforte, forse doppiata da un organo, nella prima parte ripetuta molte volte. E una volta entrato il tema suonato dal corno inglese, che vedremo dopo, ne seguirà l'armonia con disegni davvero molto complicati. Sempre mantenendo questa ossessione ottenuta dalla ripetizione degli ottavi, che non sarà mai interrotta sino alla fine. Come abbiamo visto all'inizio, il compositore geniale di questa sigla TV è Armando Trovajoli. Analizziamo ora la frase principale dell'arpeggio del pianoforte. Tutto il brano si sviluppa su una nota pedale tenuta, un Do. Sulle due battute in cui si sviluppa l'arpeggio del pianoforte si creano piccoli arpeggi che sottolineano un'armonia nascosta. Siamo in Do minore, anche se dalle prime quattro note dell'arpeggio, non essendoci il Mi bemolle, non si riesce a capire la tonalità. Le seconde quattro note che completano la prima battuta derivano da un arpeggio di Si diminuito. Poi, vedete, nella seconda battuta c'è una triade che ho segnato di Mi bemolle, una triade di Re bemolle e poi le ultime due note si ricollegano alla terza battuta dove inizia nuovamente il disegno che viene appunto ripetuto gran parte del brano. Ed è molto interessante vedere come la divisione di questi arpeggi con diverse armonie viene gestito in questa frase. Nella prima battuta la divisione è quattro note in Do minore e quattro note di arpeggio di Si diminuito, mentre nella seconda battuta il disegno cambia, sono tre note di Mi bemolle, tre note dell'arpeggio di Re bemolle e due note di un arpeggio di Do minore settima, perché c'è il Si bemolle. Bene, ascoltiamo l'esempio suonato solo al pianoforte. Ora ascoltiamo insieme il tema principale che nella sigla iniziale non si sentiva, forse era stato scelto di mantenere solo la struttura con l'accompagnamento. Un bellissimo tema eseguito dal corno inglese in un registro caldo nella parte medio-bassa della sua estensione. Come vi dicevo, via via il disegno degli arpeggi del pianoforte si sviluppa creando linee molto complicate, affascinanti e per nulla banali. All'interno della sigla c'è un uso molto contemporaneo della sezione d'archi, una scrittura ricca di dissonanze, cluster e disegni ritmici, soprattutto nella parte dei violoncelli, molto ricche e interessanti. È presente anche un cembalo, molte volte doppiato da una celesta o un vibrafono, non si riesce a percepire molto bene, che esegue comunque un disegno ritmicamente molto contrastante con l'andamento degli ottavi di pianoforte e organo. Interessante anche l'uso della percussione con il delay che entra a riempire un vuoto creando movimento e contrappunto.
Sono passati 43 anni dalla messa in onda di questa miniserie TV e ne ho un ricordo ancora molto chiaro, soprattutto per il senso di inquietudine che mi lasciava. Trovajoli davvero ci sorprende con una grande composizione, un capolavoro che sono felice di aver analizzato per comprenderne ancora più dettagli. Vi lascio all'ascolto totale della mia trascrizione e vi do appuntamento alla prossima lezione, ricordandovi di iscrivervi a questo canale, mettere mi piace e attivare la campanella. Ciao!